Elodie è arrivata al secondo posto dell'edizione numero 15 di Amici di Maria De Filippi, soccombendo al gigante buono Sergio Silvestre, quando per molti era la favorita alla vigilia. Forse per il suo personaggio che nel corso del serale aveva così tanto attirato l'attenzione nella buona e nella cattiva sorte. Il suo primo disco di inediti, intitolato Un'altra vita, come il suo primo inedito, prodotto da Emma, sua coach ad Amici, e Luca Mattioni per Universal Music, è probabilmente uno degli EP più usciti dell'intera storia del programma di Canale 5. Ad aprire il progetto non poteva che essere proprio Un'altra vita. L'inedito firmato da Fabrizio Moro e Roberto Cartelli, che hanno confezionato un brano dolce e profondamente introspettivo, che riflette sulla possibilità di ripartire da capo per fare tutte quelle cose che non si sono potute fare a causa degli errori e dei mali del mondo. Un arrangiamento che esplode con archi e batteria nella seconda parte, che fa salire di tonalità questa voce graffiata che interpreta sentitamente il brano. Non sarà da alte rotazioni radiofoniche, ma un gran bel pezzo. Fabrizio Moro è anche l'autore di Giorni spensierati, altri riflessioni sugli errori della vita passata, questa volta in chiave amorosa, con un vestito più pop e radiofonico. Un pregio di questo disco è proprio quello di non affrontare in maniera ossessiva il tema dell'amore finito dolorosamente, ma di saperlo presentare in correlazione al percorso della vita quotidiana in modo nuovo. Amore avrai è la sfaccettatura più estiva, fresca e solare di quest'estate e di questo progetto. Scelto come singolo per l'estate, racchiudente le firme di Emma, Mario Cianchi e Luca Mattioni, porta Elodie a cantare un brano che valorizza anche le sue tinte più soul, per lasciarsi andare poi ad un ritornello martellante che in radio può funzionare molto bene e che a tratti vocalmente ricorda la Noemi delle origini, con delle sfumature ancora più black. Ugualmente estiva e spensierata è L'imperfezione della vita, da subito una delle tracce preferite della serie D, scritta interamente dalla firma ormai prestigiosa di Federica Abbate, che confeziona un ritornello martellante e profondo allo stesso tempo e che si chiude dicendo: quando costa la paura di non essere un vincente, quando ad evitare tutto vali la metà di niente. Altra prestigiosissima firma è quella di Francesco Renga, che con Diego Calvetti scrive Due anime perse. Più pop e più tradizionale sia nel testo che nella melodia e nell'arrangiamento, il risultato è comunque importante quando entra in campo quelle timbriche, sole, graffiate che Elodie sa dare nel ritornello, alternando la dolcezza che emerge invece nelle strofe. Sulla stessa lunghezza d'onda abbiamo già anche Una strada infinita, che esordisce con il pianoforte per poi aprirsi, raccontando le contraddizioni della vita, abbandonandosi poi alla riflessione sull'amore eterno in un ritornello pop che già odora da potenziale successo autunnale. Il vero lauto soul e black della giovane interprete romana esce in La bellezza del mondo, che scritta dal figlio di Mogol, Cheope, e Federica Abbate, si dimostra un esercizio di stile moderno. Arrangiamento vocale soul che ricorda il più sperimentale e innovativo del disco. Arrangiamento vocale soul che risulta il più sperimentale ed innovativo del disco sembra portarci in altri mondi musicali. Schiocco di vita, virtuosismi che stanno tra il Motown e il jazz, sembra di ascoltare quelle tracce di Aretha Franklin, Jennifer Hudson e Etta James. Una delle migliori cose di questo album, in cui ci si unisce saggiamente il pop a qualcosa di meno usuale. A chiudere il disco c'è Tutto questo, firmato dall'immancabile duo di Federica Camba e Daniele Coro, che questa volta non confezionano la ballata strappalacrime stile amoroso, a cui ci hanno da sempre tanto affezionato, ma presentano un testo che guarda la vita che ci circonda, raccontandone ogni dettaglio, mentre si profila gli spiegarsi di una storia d'amore che sta per finire, ma può ancora ripartire. Ancora una volta l'arrangiamento, sia strumentale che vocale, ad innalzare il risultato del tutto. Un disco profondamente ben fatto, quindi, dai testi alle musiche, passando per gli arrangiamenti magistralmente costruiti probabilmente da Emma, che in questo campo ormai ha acquisito una certa sicurezza e capacità. Tutto appare perfetto per il lancio di questa brava interprete dalle timbriche particolari, che a tratti possono sì ricordare anche altre artiste della nostra scena musicali, che hanno anche qualcosa di speciale e di più particolare se ci si addentra in cose stilisticamente più innovative. Uno dei migliori album di lancio nella storia di Amici, sicuramente con all'interno molte firme importanti che sono prerogativa spesso di artisti di alto calibro nelle classifiche, che le portino fortuna se lo merita. Miglior traccia, Un'altra vita, La bellezza del mondo. Voto complessivo 8+.